quali saranno le nuove misure anche, per esempio, sapete, si parla tantissimo dello sport, si parla tantissimo della corsetta, proprio legate allo sport. Vedo pronto il presidente della WISP con noi, grazie presidente Manco. In cabina di regia stanno discutendo in questi istanti proprio di quali saranno le nuove misure del DPCM. Lei ha capito effettivamente quale, ad esempio, partita di calcetto verrà vietata? Se quella tra Scapoli e Ammogliati, quella anche tra i dilettanti, quelle anche tra i nostri bambini? Intanto grazie per l'invito e buonasera a tutti voi. Diciamo così, speriamo che vengano vietate quelle partite, appunto, che non sono regolamentate dagli organismi sportivi, mi lasci dire, la cosiddetta partitella tra Scapoli e Ammogliati, quindi quelle che non prevedono, ecco, i protocolli, o quantomeno che non sono tutelate da protocolli, che le disposizioni, i vari DPCM che si sono susseguiti nel tempo, hanno chiesto e imposto agli organismi sportivi per poter garantirsi, ecco, gli eventi e le competizioni. Quindi sportive. Per essere molto chiari, di fatto la partita Scapoli-Ammogliati non si potrà giocare, mentre i nostri bambini, i dilettanti, i ragazzi, tutti coloro che sono iscritti ad una società dilettantistica, che sia di calcio, che sia di pallavolo, di rugby, di ginnastica, di pallacanestro, possono continuare la loro attività. Però mi permetta la provocazione, mentre tutti i genitori sono contenti ovviamente che i figli continuino il loro sport, dall'altro però il contatto fisico in una partita di bambini tra 10 anni c'è, in una partita di basket c'è, in una partita di rugby c'è. Allora cos'è che cambia? Perché lì effettivamente non c'è il rischio di un aumento del contagio? Non è che una misura che viene presa soprattutto per salvare le società dilettantistiche, in qualche maniera dunque anche l'economia? Esattamente così. Intanto noi abbiamo fatto un appello come WISP proprio in queste ore, e dalle notizie che abbiamo sta per essere raccolto, almeno speriamo, appunto dal governo, dal Presidente del Consiglio, proprio su questo: evitare quelle che possono essere le discriminazioni fra i vari organismi sportivi rispetto allo stesso evento e alla stessa competizione, proprio perché questo ha voluto dire interventi sulla sanificazione, sulla sicurezza, sull'utilizzo dei dispositivi individuali per tutti i partecipanti, che riguardano chiaramente le competizioni appunto regolamentate, quelle attività che sono sotto sicurezza e il controllo delle organizzazioni sportive, certo, perché hanno predisposto i protocolli nel rapporto con le regioni e con i livelli territoriali e le disposizioni nazionali. Manco, è stato molto chiaro, la ringraziamo. Abbiamo capito effettivamente, poi avremo le conferme dal DPCM, qual è lo sport che verrà fermato.